Secondo me in questo momento è un momento no, ma che ci può stare una stagione. Bisogna ripartire dalle nostre certezze e riniziare a fare risultato, e stando tranquilli e comunque guardare partita per partita. Non lo so, anche la situazione comunque a Teramo non era delle migliori per un giovane, perché comunque la società aveva, la squadra partiva da penalizzata e quindi il mister si fidava più dei giocatori che aveva l'anno scorso, però io ritengo comunque un'esperienza formativa e di crescita per me. Esatto, per me è molto importante, mi ha dato l'opportunità di entrare in questo mondo dei professionisti facendomi esordire l'anno scorso in Coppa Italia col Sassuolo, poi a Vercelli. E se il mister Oddo riterrà opportuno farmi giocare, io mi dovrò far trovare pronto. Comunque in una squadra ci sono le gerarchie e io ero giovane, quindi sono giovane, quindi il mister ha preferito far giocare continuare gli altri. Baroni, come ho già detto, mi ha dato l'opportunità di rapportarmi a questo mondo dei professionisti, quindi facendomi esordire. Quindi Oddo adesso comunque so della fiducia che ha il mister in me, quindi nel caso lo riterrò opportuno io dovrò farmi trovare pronto. Baroni ti diceva stai dietro. Un calcio diverso. Sì, io sono molto contento per queste convocazioni e sono per me comunque motivo un grande stimolo che mi fa far bene sia qui col club che con la nazionale. E quindi devo continuare su questa strada sperando di arrivare il più in alto possibile. Quest'anno ho già detto che ho l'impegno europeo e quindi devo dare il massimo in qualsiasi circostanza. Ma non ho un giocatore preciso a cui ispirarmi. Io, a seconda, in base alle mie qualità, cerco di fare il massimo, di trarne il massimo profitto e niente, aspetto la mia opportunità se il mister deciderà di darmela.